Ci troviamo al Sala Umberto di Roma in occasione della prima teatrale del Prigioniero della Seconda Strada con Tosca d'Aquino e Maurizio Casagrande. Dopo Napoli, Roma. È così, si dice, dopo Napoli, vedi Napoli e poi muori. Invece noi abbiamo fatto, facciamo Napoli e poi Roma, perché ci piace mantenerci sulle cose più leggere. Qui che siamo venuti a Roma subito dopo, grande successo a Napoli. Mi auguro, non si deve mai dire che, ecco, non vada male qui a Roma, non voglio parlare di successi, quelli sono al passato. È uno spettacolo importante, dove si parla di un argomento importante, come quello che è la crisi d'identità, la crisi del lavoro, la crisi di un uomo che perde il lavoro. Inizio lo spettacolo, se volete vi faccio lo spettacolo. Avete capito? Che siamo in teatro. Si dice sempre che dietro un grande uomo c'è una grande donna, e in questo caso dietro una grande crisi c'è sempre una grande donna. Brava, è proprio così, perché io sono la moglie di Mel ed è una donna fantastica questa donna, lo appoggia in tutto, è comprensiva, è innamorata, però è leggera, quando ci sarà da doversi rimboccare le maniche lo farà, poi avrà lei un cedimento e Mel la sosterrà. E poi devo dirti che questo testo, che è scritto nel 70 da un bravissimo Neil Simon, è realmente attualissimo, perché come ti diceva Maurizio, la crisi eccetera eccetera, ma il messaggio è molto positivo ed è trattato con una mano molto leggera, si ride molto, quindi come si può affrontare un momento difficile restando anche molto uniti, quindi un messaggio anche d'amore, bello, ottimista, fantastico. Quindi è sempre l'amore a sconfiggere qualunque tipo di crisi. In questo caso, oltre all'amore, è proprio il fatto di saper stare insieme, cioè unirsi di fronte alle difficoltà, perché spesso può succedere che quando capita a qualcuno di avere una difficoltà, affronta questa difficoltà nel modo peggiore, cioè cominciando a rompere i rapporti nella famiglia, nel proprio tessuto di vita quotidiana. E invece l'errore più grande che si può fare, perché proprio quando hai bisogno d'aiuto ti devi stringere intorno le persone che ami, e quindi insieme è tutto più facile. Tra l'altro noi viviamo in un periodo storico in cui la crisi del lavoro economica si riflette subito sui sentimenti. Cosa bisogna fare per uscire da questo stato? Proprio questo che ha detto Maurizio, e il messaggio dello spettacolo è proprio questo. Solo uniti, con un legame bello forte, e devo dirti, penso proprio anche alla famiglia, che in Italia noi insomma la sentiamo molto, e restando uniti si può risolvere. Grazie. Ciao. Dopo Roma? Lunga tournée fine d'aprile. Grazie mille, grazie, in bocca al lupo. Eccola!